Amici di RomaTube, buonasera a tutti, benvenuti in questo post partita. Qui con me Riccardo e Mirko. Ciao ragazzi. Ciao a tutti e Forza Roma. Ciao, Forza Forza Roma. Roma. Soprattutto stasera, perché ci sono tante, tante, tantissime cose di cui parlare. L'ultima, non per ordine di importanza, è che purtroppo la Roma esce sconfitta dallo Stadio Olimpico e perde l'ennesima grande occasione che gli permette questo campionato, questa corsa Champions, che dal secondo possibile secondo posto la porta al probabile quinto posto, con il Milan che domani contro la Salernitana può staccare i giallorossi e lasciare appunto fuori dalle prime quattro posizioni. Poi arriviamo alla partita. E prima lascio parlare voi, perché mi devo un attimo riordinare le idee, perché sennò andrei troppo a getto. Quindi lascio la parola prima a Mirko e poi a Riccardo. Vai Mirko. No, c'è dello pazzo, fammi arrivare il motorino. Vai, vai, Rick, vai tu. Allora vai Rick, vai Rick. Allora, partita un po' da analizzare su tutti i punti di vista. Sono tanti le sfaccettature che ha avuto questa partita. A parte l'arbitro che ha commesso i suoi errori, ma voglio andare più sulla partita in sé, sull'analisi della partita in sé. La Roma aveva iniziato anche bene i primi 5-10 minuti la partita, avendo anche una o due occasioni dove sembrava che la cosa si metteva bene, perché poi sappiamo che la Roma, quando passa in vantaggio per prima, poi difficilmente viene raggiunta. Così non è stato. La Roma poi ha sofferto la velocità de tutto il Sassuolo, con giocatori come Laurent, con giocatori come Rogério, giocatori come Berardi, e lì si è visto, ma c'è stata anche un po' di ingenualità da parte dei calciatori della Roma, troppa superficialità facendo battere dei calci piazzati anche troppo velocemente, sapendo che poi il Sassuolo avrebbe puntato sulla sua velocità. Qui i demeriti della Roma, nel senso, la Roma ha sofferto tantissimo l'aggressività del Sassuolo, e non è un caso: il Sassuolo ha battuto le grandi squadre e ha l'attacco per battere e giocarsela con tutte le squadre della Serie A, e oggi si è visto. Purtroppo c'è un'altra sfacciatura della partita, che è quella che io, secondo me, considero la più grave, ed è il troppo nervosismo già dall'inizio della partita. Non so se il fatto dell'espulsione di Mourinho, la revoca del ricorso, tutto questo abbia caricato ancora di più dal punto di vista della mentalità in maniera negativa, diciamo, l'aggressività da parte dei calciatori. Perché va bene essere aggressivi, va bene essere sul pezzo, e questa è la cosa positiva. Oggi la Roma, anche in 10, finendo 4-3, riusciva a stare ancora in partita, pur sapendo che era in inferiorità numerica. Però errori di troppo nervosismo, e poi lasciamo stare il clamoroso, la grande cavolata, poi si può dire la cavolata di Kumbulla, perché anche se fosse un gesto di reazione, sapendo che la palla è ancora in gioco, tu non puoi calciare un avversario così dentro l'aria, perché ti danno il rigore, te lo danno sicuramente. Questo è successo. La Roma poi ha pagato anche questo errore di Kumbulla, un Kumbulla che gioca al posto di Mancini, perché Mourinho, sapendo che era diffidato, lo riserva per la prossima partita, che sarà il derby con la Lazio. Perciò, ennesima occasione persa. E questo a me dispiace veramente, perché quando tu perdi un'occasione, perdi due occasioni, ci può stare, ma ne abbiamo perse tante di occasioni. Oggi potevi raggiungere il secondo posto, e secondo me qui c'è un pizzico di mancanza di maturità da parte della squadra, perché è successo con la Cremonese, dove potevi arrivare seconda anche lì in classifica, e poi hai perso l'opportunità. Oggi l'hai ripersa nuovamente. Ripeto, un po' per demerito proprio, un po' per bravura del Sassuolo, e anche ci ha messo anche l'arbitro la sua, però
quando ricevi 4 gol e perdi 4-2, 4-3, qui comunque sta da fare un mea colpa e di cercare di capire quello che non è andato. La cosa positiva, ripeto, anche in 10 la Roma, sempre per questa cattiveria in più che oggi forse è stata eccessiva nel momento dell'espulsione di Kumbulla, e questo troppo nervosismo, però la Roma è comunque rimasta sempre in partita. Questa è la cosa positiva. Ora mi aspetto una reazione, perché attenzione, non è finita il passaggio del turno in Europa League, bisogna chiudere questo discorso con la Real Sociedad, e poi ci aspetta un derby dove lì mi aspetto la risposta vera da parte dei calciatori e della squadra. Sì, sì, sono d'accordo. Sicuramente la Roma ha le sue responsabilità, tanto poi le analizzeremo più in là. Però è anche vero che oggi c'è stato anche altro, si respirava un po', io non vorrei dire, però sì, Rick, hai detto bene, si respirava già dal prepartita, dall'inizio, quell'aria un po' con la protesta giusta, insomma, dei tifosi della Roma per la squalifica di Mourinho. C'è stato forse magari un po' troppo nervosismo, e i primi due gol che prende la Roma sono dei gol che non puoi mai prendere, perché comunque li prendi in parità numerica, quindi la partita secondo me io la dividerei in due tronchi. La Roma sì, inizia bene, però poi ci sono quei 5 minuti, 8 minuti in cui sbaglia tutto, dei gol veramente che non puoi assolutamente prendere, degli errori che, vedendo quegli errori, non puoi mai immaginare che li stia facendo una squadra di Mourinho, che tra l'altro la Roma nel 2023 ha preso 5 gol e oggi ne prende, in una partita sola ne prende 4, quindi per far capire la dimensione della sconfitta di oggi, dove è inevitabile che abbia inciso l'espulsione di Kumbulla, ed ecco qui che inizia poi il secondo troncone del match. Kumbulla che fa un'enorme, stratosferica, abnorme cavolata, perché casca con tutte le scarpe alla provocazione di Berardi, che cerca ma non dà il calcio, perché molti pensano, e anche la stessa Roma ha detto, l'ha dato prima a Berardi, purtroppo no, perché lui carica per dare ma non lo dà. L'intenzionalità non viene punita e purtroppo Kumbulla calcio di casca, quindi rosso e calcio di rigore. E da lì è inevitabile che quando prendi il gol in superiorità numerica e prendi il doppio svantaggio, è dura, sarebbe dura comunque in 11 contro 11, figuriamoci così. Oggi poi ci si mette anche una giornata in cui Mancini non lo puoi mettere perché è in diffida, non hai praticamente nessuno davanti perché Belotti è fuori, Solbakken è fuori, Pellegrini è fuori, e infatti poi ha dovuto mettere la Primavera. A centrocampo ti mancava Cristante, tra le altre cose, mo non è perché oggi hai perso perché mancava Cristante. Avete visto i buchi, le praterie in mezzo al campo? Io non è che oggi Matic, pure secondo me, è uno tra i migliori anche oggi, però sì, sì. Avete visto quanto è prezioso un giocatore come Brian Cristante? Rendetevene conto adesso quando manca, poi lamentatevi, non riesce a fare un passaggio, sì, vero, ma è il lavoro sporco che fa Brian Cristante, lo ha dimostrato oggi, aperta e chiusa parentesi. Tanto è che oggi in quegli spazi, in quelle praterie che si sono create, che nessuno è riuscito a chiudere, e tanto è che il Sassuolo ogni volta che aveva l'opportunità andava a tiro e c'era anche il pericolo del gol. Sì, sì, ma sia Frattesi che Maxi Lopez entravano come burro, come lama, come coltello in un burro, nessuno li contrastava, mancava il famoso schermo davanti alla difesa, che è che Bagna Cristante. Al di là di questo, che era un piccolo inciso, il secondo troncone, ovvero il secondo tempo, è un'altra partita, perché chiaramente entra Dybala e tu comunque cerchi di limitare i danni, trovi il gol del 3-2 e cerchi comunque di dare la scossa. Poi torno poi a bomba, quanto detto prima, in questo caso Foti, non Mourinho, se gira, c'ha Volpato, c'ha l'altro ragazzo che è entrato, c'ha Camarà, che tra l'altro è vivo e lotta insieme a noi, non c'ha neanche Llorente, che tra l'altro dici, ecco, esce, mi serve un difensore, ha dovuto mettere Carstorp nella linea dei tre,
Vabbè, però a Llorente, quattro... oggi c'avevi. Però te, sì, metti, sì, a quattro. Metti a 4, te ci metti comunque a 4, cioè, sì, quando, sì, sei in inferiorità numerica. Non c'avevi nessuno dalla panca, che dice la formazione che oggi mette in campo era comunque superare il Sassuolo. D'accordo, però ripeto, già è difficile recuperare una partita 11 contro 11 sotto le due gol. Mettici che stai pure sotto de un uomo, ti serve comunque qualcuno dalla panchina. E oggi non c'è nessuno. Quindi si sono accavallate un po' tutte le cose. Ecco perché oggi Kumbulla fa, non una cazzata, un'abnorme cavolata. Un'abnorme cavolata. Detto questo, poi ti cedo la parola a Mirko, perché c'è anche il capitolo Fabbri, il capitolo arbitro, che lascio a te. Ma infatti, cioè, se vai a vedere il banner... è il commento, insomma, che ha partorito la mia mente malata. La Roma si è suicidata, ma c'è stata un'istigazione al suicidio, cioè si è capito da subito, cioè, già l'aria si sa qual è, insomma, no? Cioè, questo è il paese di Totò Riina, di Provenzano, da Juventus, delle malefatte, di Tangentopoli, l'aria si sa qual è, questo paese qua. Il paese dei senatori eletti in collegi dove non sapevano nemmeno loro di essere candidati, sostanzialmente andavano a fare la campagna elettorale, che hanno in mano il potere oscuro del calcio e soprattutto della giustizia sportiva, perché sono tutti, si sa, uomini diciamo molto vicini al presidente della squadra che affronteremo domenica prossima. Quindi diciamo la pastetta è quella, l'aria che tira è quella. Roma ha sempre darà sempre fastidio e continuerà a dar fastidio, quindi il clima era quello. Io poi francamente tornare di nuovo con la panelata che facemmo quando era il tempo dei Capello, dei Sensi, cioè vabbè, sì, bello tutto. Mi sembra un po' una cosa un po' fine a se stessa, sì, apprezzabile il fatto che se voglia contestare, però ai noi, lascia il tempo che trova. Secondo me, per contestare veramente, se va a ribaltare il sistema, ecco, pensate quando, se ci andate a votare, ecco, magari andate a votare e quando votate scegliete bene chi dovete votare. Ci sono personaggi che sono stati candidati palesemente per quel tipo di missione, se vogliamo, di continuare a mantenere i tentacoli della piovra sul potere e sulle leve del calcio. Peraltro vi ricordo che mentre a noi ci aumentava la benzina a rotta de collo e rimane in alto la benzina, quel personaggio lì, quel senatore lì, ha trovato il modo di far passare un decreto sotto banco per far da 800 milioni alle squadre e ai club calcistici, non si sa bene. Poi no, poi sempre quella gente lì che ha gli accordi particolari con gli studi medici di Benevento per fare i tamponi, sempre qua gente là. Quindi il clima è questo. E si è capito dal sesto minuto, dal sesto, quando è arrivata la munizione Smalling, no? Piede, mano, fallo, sì, ma per giallo mi pare evidente che non ci può stare, perché non è intenzionale, il giallo va dato, va sanzionato nel momento in cui c'è un'intenzionalità nell'interrompere l'azione offensiva avversaria, a quel punto è lecito dare il giallo, lì non c'è l'evidente intenzionalità di interrompere l'azione avversaria, fischi il fallo, stiamo tutti sereni. La cosa palese, cioè la firma su come questi sono avvenuti a Roma, è esattamente 3-4 minuti dopo, stessa dinamica, stesso fallo, non è stato sanzionato il giocatore del Sassuolo. Quello ti dà la cifra di come sono scesi in campo ad arbitrare, col clima che c'è sta, con tutto quello che è in pentola, le menti deboli o quantomeno le menti non pronte per essere a certi livelli cedono di fronte a volponi infingardi, Granduff, figlio di Put, come Berardi, per citare il buon Paolo Villaggio in Fantozzi, no? Granduff, figlio di Put, fa quello che ha sempre fatto, il provocatore, la mente debole c'è cascata, ti sei impiccato in qualche modo la partita che avevi ripreso anche con una certa dose di fortuna,
perché il gol di Zaleski prima, oggi i due gol della Roma sono stati segnati da due marcatori per la prima volta, e a me dispiace che Zaleski, che è romanista fracico, che però sta subendo un periodo un po' di, come dire, di debacle, un pochino involuto, mi dispiace che la prima gioia l'abbia dovuta sperimentare così. Io mi sogno sempre un gol suo sotto a sud, questo speriamo che non lo faccia mai perché c'è infarta, sono sicuro. E l'altro Wijnaldum, che pure lui, cioè sigla, ma non serve a niente, insomma. Speriamo che lo detto faccia domenica al derby. Ma vediamo, insomma, le partite ce ne abbiamo ancora da disputare, e ci sta, detto questo, per l'appunto, io non credo che ci sia niente di compromesso dal punto di vista della classifica, dal punto di vista, se vogliamo, anche l'entusiasmo, perché poi alla fine la curva e quelli che sono rimasti e gli occasionali se ne sono andati via di corsa, perché è tanto bello fare i sold out, no? Però insomma c'è chi rimane e tifa, e c'è chi quando vede la Marparata pia se ne va. Se canti mai sola mai, significa che mai sola mai significa fino alla fine, fino al fischio dell'arbitro. No che te ne vai prima perché poi trova traffico, ok? Cioè, per me il romanismo questo è. E la curva comunque alla fine è riuscita, anche perché poi ci sono stati grandi momenti di vuoto, di tifo, non si è tifato, cioè, si sono sforzati. Oggi poi i fedain sono tornati a tifare, a seguire i cori, non li hanno lanciati ma seguivano i cori, e la potenza si sentiva, insomma, il differenziale. Purtroppo la partita si è messa in una maniera tale che era difficile creare entusiasmo, sono state più avvelenate, i momenti di avvelenata quando sono appiccicati qualche volta, che i momenti in cui ci hai avuto il trasporto dovuto a un'azione tambureggiante o a una sequenza di calci d'angolo, e quindi ci sono state una serie di cose. Io fare un po' di considerazioni tattiche rispetto a quello che abbiamo visto in campo. Innanzitutto una l'ha fatta te sull'importanza cruciale di Cristante, che ai noi qualche partita la deve saltare. Allora tra quelle che ci abbiamo nel carnet adesso, che sono tutte importantissime certamente, ma non puoi rinunciare a lui in Coppa, non puoi rinunciare a lui al derby, puoi rinunciare a lui col Sassuolo, ma ne paghi lo scotto, e questo è evidente. Non mi sono piaciuti granché i movimenti di Bove, anche se si è impegnato tantissimo dal punto di vista, diciamo, anche della fase di contenimento, ma ha sbagliato tante cose, tanti posizionamenti e alcuni passaggi, diciamo, che potevano essere, non te dico risolutivi, ma potevano aprire ad azioni in qualche modo pericolose. Mi è piaciuto relativamente Zaleski, ripeto, anche se pure lui l'impegno della squadra non è mai mancato. Il problema di fondo è quello che denuncia sempre Mourinho, cioè che non è tanto la qualità tecnica dei calciatori poi alla fine, perché abbiamo visto che l'avevamo ripreso in mano la partita, in qualche modo la Roma è rimasta sempre comunque in linea di galleggiamento, a parte quel lungo tratto sul 4-2. Però insomma, in qualche modo non hai sbracato lì, cioè lì rischi veramente di far patatrac, perché il Sassuolo è una squadra che c'ha gamba, c'ha un giocatore che è abbastanza illegale in questo momento, perché l'Orientè è veramente un prospetto d'altissimo, altissimo, altissimo livello, oggi immarcabile per certi versi, quindi ti esponi nel momento in cui devi andare a recuperare e peraltro in un uomo in meno ti esponi alla debacle più totale, alla Waterloo proprio, e invece sei riuscito comunque a rimanere lì di galleggiamento, e hai visto mai, poi all'ultimo c'è stato un fallo al limite dell'area di rigore, io non so se era fallo, se non era fallo, però mi dai qua la punizione, c'ho comunque Dybala, mo posso giocare, hai visto mai, se ripiavi sta partita la portavi sul 4-4. Vi ricordo comunque che il Sassuolo ha spadroneggiato a San Siro col Milan, ha vinto 5-2 se non ricordo male, ed è una squadra che, ripeto, un parziale di 4-0 e 5-1, insomma, esattamente, quindi c'è una certa differenza, è vero che quello era il Milan nel momento suo più nero, è vero che questa è la Roma ampiamente rimaneggiata per le situazioni che abbiamo descritto all'inizio diretta, è vero pure, e quindi torna al pettine il concetto dell'asticella che abbiamo sempre detto, cioè non ci roda a tutti quanti il chicchero, perché chiaramente perdere non ci piace mai,
e soprattutto non, ci disturba molto il fatto che si sarebbe potuto in qualche modo agganciare il secondo posto, mettere, insomma, tenere un ritmo che evidentemente, e te l'ha detto Mourinho, io bene o male, meno io personalmente lo sapevo, sposo totalmente la linea di Mourinho perché è la mia dall'inizio. La Roma non ce l'ha questa capacità di rimanere concentrata sempre per tutte le partite, per tutto, vuoi per i rincalzi, vuoi anche nei titolari, dei momenti di appannamento ce li hai, soprattutto nel momento in cui ti serve di tenere i nervi saldi, intorno a te c'è sto clima che lo sentiamo tutti qual è il clima, lo sappiamo bene che cosa sarà di quei meno 15, lo sappiamo bene di che cosa sono capaci questi loschi figuri che governano questo schifo di calcio da anni, e dove deve intervenire il TAR, no? Per lasciare liberi i cittadini di andarsi a seguire una partita come i tifosi dell'Eintracht. Questa è la cosa importante con il Napoli, questa è la cosa importante che apre veramente un precedente pure per le future trasferte, quando sarà, quando si potrà, quando ci saranno i divieti, no? Cioè, siamo dovuti arrivare a questo, non ci arrivano, perché fanno di tutto per mantenere la pastetta loro, la pastetta loro. Quindi in un clima del genere, le menti deboli che non sono in grado di arrivare a quel livello così alto di concentrazione e costanza e continuità, di sta sul pezzo, la Roma non ce la fa, non ce l'ha, non riesce, te l'ha sempre detto Mourinho, lo sappiamo benissimo tutti quanti. Vi è più nel momento in cui c'hai una scarsezza di rincalzi perché te sei sono rotti, perché sono squalificati, perché hanno una condizione che non è proprio al top. Ma è chiaro, nel momento in cui tu devi rinunciare gioco forza a determinati giocatori, e comunque gioco forza sei costretto a tenere Dybala un tempo in panca perché non le può giocare tutte manco lui, è chiaro che poi quando vai a pescare non c'hai quel livello richiesto per essere squadra di campioni. Per questo io ritengo che l'eventuale quarto posto della Roma, o comunque sia l'ingresso in Champions League della Roma, che è totalmente ancora in grado di raggiungere, sarebbe come uno scudetto, ragazzi, perché partiamo veramente sfavoriti, vuoi per la composizione della rosa, vuoi perché veramente te mancano determinate situazioni, vuoi perché c'è il fair play finanziario del cacchio che ti impedisce di tamponare alcune situazioni, vuoi perché ci stanno giocatori che ti hanno impiccato il calciomercato invernale e adesso c'è ancora chi nota che è entrato e ha segnato. A me se Zaniolo vive, muore, segna, fa 18 figlie, mette nei corna o Pianberta, a me del Zaniolo non me ne frega proprio più niente, è il passato remoto, no? Però ricordiamoci pure di quello che è successo a causa Zaniolo, non sei potuto intervenire sul mercato come ritenevi, hai dovuto addirittura lasciare fuori dalla lista dell'Europa sul backend perché lui si è messo d'accordo poi col Galatasaray dopo la chiusura del mercato. Insomma, questo è il clima. Aspettarsi e chiederlo come dovuto il fatto che la Roma debba competere e quindi debba vincere per forza tutte le partite perché devi mantenere, devi arrivare al secondo posto, non è dovuto, non ce l'ha queste skill la Roma. Mettete vero in testa, l'asticella della Roma non può essere tirata troppo su. Basta, però ho parlato troppo. Ti faccio una domanda proprio in merito a questa tua considerazione, perché la sentivo anche in questi giorni e ci pensavo un po'. Secondo te, considerando questo che dicevi della... Scusa, me cacci Riccardo Rosa, è già l'altra volta. Se non tifi più a Roma, qua non c'è bisogno che ci stai. Ciao Ricca. Ciao Ricca. Allora, dicevi, vai, vai. In merito alla tua considerazione, visto che con quello che dici tu è anche vero, alzare troppo l'asticella e pretendere che la Roma raggiunga per forza i primi quattro posti, i primi, sì, diciamo l'accesso alla Champions League è diciamo una cosa un po'... Però secondo te e secondo voi che ci ascoltate, anche voglio sentire anche il parere di Lorenzo, non arrivare in Champions
e non vincere un trofeo in questa stagione sarebbe una stagione fallimentare? Faccio l'altra parte della domanda: arrivare in Champions o vincere un trofeo sicuramente sarebbe una vincere un trofeo stagione... significa arrivare in Champions, vincere un trofeo significa implicitamente arrivare, esatto, in Champions, al di là del trofeo che ce lo farebbe diventare durissimo come il marmo, però è chiaro. Allora, l'aggettivo fallimentare, fallimento per me significa sta fuori dalle coppe o addirittura lottare per non retrocedere, quello è un fallimento. Certamente sarebbe una stagione, se vogliamo, deludente, però vediamo, no? Cioè, io non voglio mettere le mani avanti. Per me la Roma, al netto della sconfitta in Coppa Italia, che me pesa, me brucia tantissimo ancora, dell'eliminazione, la Roma è in linea con quello che deve fare. Sta agli ottavi di Europa League, diciamo, in una posizione, come ho definito l'altra sera, tutto sommato comoda per affrontare il ritorno su un campo difficilissimo, mettiamo su un testa che sarà una battaglia giovedì, è in linea di galleggiamento con quello che è il suo progetto, la sua necessità e quello che può dare. Questo può dare la Roma. Il non arrivare, io come l'ho detto prima, per me a entrare in Champions equivale a uno scudetto. Nel senso che per la qualità che c'hai, per le capacità che hai, e qui torno a quello che diceva, perché hai dei limiti col financial fair play nei quali non puoi operare sul mercato in maniera libera, in modo tale da poter apporre quei correttivi che ti sarebbero serviti come il pane a gennaio, e invece a gennaio, causa financial fair play, causa Zaniolo figlio di, un'oggettiva difficoltà economica che c'è, non sei potuto ricorrere al mercato per mettere quei correttivi che ti avrebbero dato qualche chance in più per poter gestire situazioni tipo Roma-Sassuolo, Lecce-Roma, Cremonese-Roma, la Coppa Italia, ok? Questo è il senso della discussione per quanto mi riguarda. Dopodiché fallimento no, certamente sarei deluso se la Roma alzasse bandiera bianca totalmente rispetto alla corsa Champions, e se te me la porti fino in fondo all'ultimo e riesci a portare, per me fai quello che devi fare. Ma non stava scritto che la Roma doveva arrivare in Champions? Poi dico, come fai a non battere queste squadrette? Ho letto alcuni messaggi. Sì. Ma Ospezia è più... Lecce, Cremonese, Sassuolo. E Ospezia e batte l'Inter? Che è? Ma ve lo mettete in testa che la Serie A è un campionato del cazzo, che è veramente difficile, è difficilissima la Serie A, perché sono tutte squadre dal punto di vista ma organizzatissimi, sono tutti prontissimi, cioè, e l'Inter rispetto a noi è uno squadrone, c'ha un'ampia varietà di scelte da poter mettere in campo, cosa che tu non hai. Tu c'hai Volpato, loro pescano dalla panchina, e se non entra Zego entra chi cazzarola ne so io. C'hanno tre terzini, uno meglio. C'hanno Dzeko, c'hanno Lukaku, c'hanno Lautaro, c'hanno Çalhanoğlu, cioè ce n'hanno dei giocatori. Cioè, c'hanno due registi, noi manco uno, cioè due registi di livello. Tra Brozovic e Çalhanoğlu volevamo parlare? Di che stiamo a parlare? Allora l'Inter che perde, però noi guardiamo soltanto, certo dovremmo guardare solo alla Roma, però competiamo in un contesto dove ci sono altre 19 squadre. Se 19 squadre ti dimostrano che più o meno tutte sono in grado di farti lo scherzetto, e se tu c'hai qualche carenza è chiaro che prima o poi la palesi. Detto questo, è chiaro che, tornando al banner, noi siamo stati incentivati, siamo stati istigati al suicidio, perché il clima era quello e il killer Fabbri è stato mandato per questo motivo qua. Come ci stavano i killer, perché Maresca e quell'altro zozzone di quarto uomo de Serra a Cremona non hanno certamente arbitrato in maniera, come dire, limpida. Stasera ancora peggio. Poi è chiaro, Kumbulla non ci arriva, non è un giocatore, non è Smalling. Smalling mi avrebbe mandato quel calcio. Ok? Ma uno si chiama Smalling, l'altro si chiama Kumbulla. E questo c'hai te!
questo tu hai. E te dirò, Cumbulla manco aveva giocato male, manco aveva giocato male. Sì, ho sì, detto tutto vero, però diciamo che ecco, in parte la cioè io prendo il commento di Pasquale, che era lui che ha parlato di Lecce, Cremonese e Sassuolo, per comunque è vero tutto quello che hai detto, che sia la Juventus che il Milan che l'Inter sono inciampate con le più piccole, verissimo, però il famoso ormai è cronico questo problema, qualsiasi allenatore, qualsiasi rosa, qualsiasi, il fatto che quando gli fa 31 fai 29, oggi un po' tutti la sentivano, che il Sassuolo, le assenze, il fatto che comunque hai giocato due grandissime partite, quindi il dispendio energetico, le cose, il Sassuolo, quindi questa cosa ce la dobbiamo un po' scrollare di dosso, no? Scrolli di dosso quando al posto di Cumbulla c'è un calciatore più forte di Cumbulla, mentalmente ancora prima che tecnicamente. Lo puoi fare questo? Puoi prendere oggi un calciatore più forte di Cumbulla? Ce l'avevi. Domanda. In panchina e c'avevi, chi è? Chi è? Mancini. Mancini, fai giocare a Mancini, poi te salta il derby, perché Mancini, perché ha ammonizione a Mancini con Fabbri in campo, io penso che manco era quotabile, ma infatti cioè, non lo mette neanche quando è stato espulso con Cumbulla. No, ma io penso che Matic appena ammonito lo mette fuori, perché era scritta, ma insomma, te credo, era scritto, te devono decimare, oh. E dai, no, ma poi scusami, va benissimo, io dico il comportamento di Mourinho, a me pure mi sta un po' sul cazzo il fatto che sta sempre a fare uno show, poi fa bene pure a incazzarsi, ma mi spiegate qual è la logica? Se non c'è, io devo pensare male, regà, devo pensare sempre a chi tiene in mano le leve del potere e chi gestisce la giustizia sportiva e chi ci ha ammessi, no? Chi è che ha messo lì? Ma perché è stata sospesa la squalifica di Mourinho di due giornate? Per quale motivo? Un'altra domanda. Io farei un'altra. Tanto domanda. Se sapeva benissimo che gli avrebbero riconfermata, no? Perché? Perché così ti salta pure il derby. Sì, ma allora come fai a confermare una sentenza, una squalifica, se deferisci? Tra l'altro hai deferito pure l'uomo, hai deferito il quarto uomo, no? Dando ragione alla Roma. Ma esatto, hai tolto il ricorso della Roma. Guarda, allora ti arrivo a te la follia, accetto la follia, me levi la giornata, mi fai saltare Roma Sassuolo, levami la giornata. Due giornate sono follia, perché se quel labiale l'ha detto, allora lo dici e Serra non viene deferito. Allora, se tu deferisci Serra è illogico, allora fa fede quanto scritto sul referto. Ma allora ha scritto, allora, ma una pensa male, come diceva il Gobbo, che non è Belotti, ma tra l'altro ecco l'altra iella, no? Cioè, potevi mettere Belotti si è rotto, vabbè. A pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si prende. Andreotti diceva così, e Andreotti ha governato sto paese nei modi più strani possibili per 40 anni. Volevo dare una risposta, espulsione sì, ma perché è stato dato rigore? La palla era in gioco? Ce l'aveva, non era gioco fermo, non era stato fischiato fallo, il gioco non era stato interrotto. Ok, la palla ce l'aveva Rui Patricio tra le mani, ecco a Roma, mi sa. Sì, eccoli. Dai, raga, fino alla fine, dai. Oggi si hanno fatto pure presto. O stiamo a far tardi noi, non lo so. No, 33 minuti, non mi pare. No, hanno fatto presto loro. Quindi, essendo la palla in gioco, quello è un fallo. Quello è un fallo a palla lontana, cioè fosse, fallo. Io speravo che fosse fermo il gioco, perché almeno si te buttava fuori Cumbulla, ma non dava rigore. Invece purtroppo è così. Purtroppo a termine di regolamento, io ancora lo devo rivedere, devo rivedere tutto. Però io l'avevo visto il calcetto. Leggendo il calcio, sembra che l'abbia dato poco, ma l'abbia dato. Io, onestamente, chi l'ha dato? Io non l'ho visto. Io, sinceramente, no, io l'ho visto. Lui fa la mossa. Lui fa la mossa, Berardi fa la mossa, non lo colpisce, però fa la mossa e Cumbulla ci casca sopra. Però tornando
alla situazione di Mourinho, due cose, e questo lo sentivo da qualcuno che è, diciamo, esperto in queste situazioni. Sono d'accordo con Lorenzo, perché qui il problema è che danno due giornate di sospensione, quando in realtà dovrebbe essere stata una sola. Perché? Perché c'è il rosso a un tesserato, nel momento in cui c'è il rosso tu devi saltare una partita per squalifica. Il problema è che qui il sistema te ne dà due. Ora, torniamo a quello che diceva anche Mirko delle proteste di Mourinho. Mourinho fa bene a protestare, ma anche perché il sistema calcio italiano te lo permette. Perché nel momento in cui tu non protesti, passi comunque dalla parte del torto. Allora fa bene Mourinho a protestare, perché comunque il sistema, e qui torniamo al discorso politico e non politico che faceva Mirko prima, che io non ci voglio entrare, ma il sistema calcio italiano ti permette tutto questo. Tanto è, la mia paura è, ma tanto alla fine sarà così, la Juventus la rimetteranno in corsa, e guardate il discorso di Allegri nelle ultime settimane: siamo secondi a 50 punti. Questo vuol dire che la Juventus rientrerà in corsa e toglieranno la penalizzazione. E questo è il sistema del calcio italiano. Ti sto dicendo, purtroppo il piattino che stanno preparando è questo. Sì, Nicola, è quello il discorso. Cioè, Cumbulla la mette sul personale, cioè Cumbulla gli si è acciaccata la vena come gli si acciaccherebbe a chiunque. Vediamola dall'altra parte, no? Allora, il livello di provocazione, di rottura di coglioni, di stuzzicamento che fa Berardi sempre è lo stesso che fa Mancini, nostro Mancini, no? E ha mannato ai matti ed ha fatto durare 40 secondi la partita di Ken contro la Juve. Allora, sarà un caso, ma Ken c'ha il cervello come una nocciolina, non a caso si accompagnava con uno noto, insomma, appena ceduto, per fortuna è il passato, no? E Cumbulla, evidentemente, che invece per me, secondo me, è un ragazzo molto più serio, molto più tranquillo, però è inesperto ancora, perché poi se vai a vedere quante ne avrà giocate le partite, cioè è chiaro, è uno che non c'ha ancora quella scorza, quello spessore, quel livello, forse non ce l'avrà mai, è per questo che tiro in causa altri fattori, no? Se tu sei costretto a ripiegare su quello perché sai com'è l'andazzo, perché non puoi far giocare Mancini, perché comunque te lo buttano fuori, perché sei sbrigato a togliere pure Matic, giustamente, no? Purtroppo questi sono i limiti che abbiamo, li sappiamo, li conosciamo, non c'è da smadonnà, c'è da smadonnà senz'altro per l'occasione persa, perché si è persa, però ci sono una serie di ragioni perché questo è accaduto, e non è soltanto perché sono una squadra, perché questo è il livello, e non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo alzare, almeno per quanto mi riguarda, troppo l'asticella delle aspettative. Io lo ripeto e lo ribadisco, a parte il fatto che nulla è compromesso, assolutamente nulla è compromesso riguardo alla lotta per l'ingresso nei primi quattro posti, nei primi tre, scusami, dal secondo al quarto, perché il primo ormai è andato, non possiamo assolutamente pensare che la Roma, per grazia divina, cioè lottare per questo già è un traguardo. Ricordiamoci sempre da dove siamo partiti, dal sesto, settimo posto, l'ha detto pure l'allenatore Mourinho l'altra due settimane fa, se t'abitui per troppo poi rimani lì in quella mediocrità, devi crescere, e la Roma piano piano, con fatica, con enorme difficoltà, cresce da sto punto di vista, cresce piano, lentamente, con inciampi, con cadute e risalite, ma è normale che sia così, soprattutto nel momento in cui quello che tu hai a disposizione, questo è, non puoi far altrimenti. Sì,
Sì, sono d'accordo, però certo stasera era un'occasione veramente, veramente ghiotta. Nulla è perduto, nulla è perduto, no. Assolutamente, perché sei comunque lì, il Milan vincerà facile con la Salernitana, però già la prossima io giornata... Io manco lo so se il Milan vincerà sicuramente, non te lo so dire. Cioè... Rimani avanti. No, ma non, sì, ma è altamente probabile, no? Però è vero pure che la Salernitana ha cambiato allenatore, ci stanno una serie di situazioni pendenti, certo le motivazioni non dovrebbero mancare nemmeno alla Salernitana, chiaro che poi il differenziale tecnico è notevole ed è tutto a vantaggio del Milan, almeno nominalmente, ma nominalmente l'Inter doveva far culo allo Spezia, nominalmente noi sapevamo che sì, Roma-Sassuolo è una partita difficile, ma lì a regola del Bazzica a Roma dovrebbe vincere, così come il Milan avrebbe dovuto vincere in casa col Sassuolo, ne ha presi 5 dal Sassuolo, no? Cioè, per cui, insomma, descritto c'è poco. Purtroppo descritto c'è sta, mi sembra abbastanza palese delinearsi un clima che è quello solito di sto paese di Pulcinella, in cui il calcio è la cartina di tornasole poi di fatto di quelli che sono i centri di potere, di come sono gestiti, di quali sono le logiche che stanno dietro a questi centri di potere. Il calcio è un centro di potere enorme per quello che sviluppa a livello economico, sebbene in perdita clamorosa, ma per la gestione così gargarozzesca, no? Tutti che vanno magnà, gli impicci, il nero che ci sta sotto al calcio è una cosa scandalosa, scandalosa, e vengono i nodi al pettine, però se farà in modo che questi nodi non verranno poi sanzionati. Ecco. Ricordiamocelo sempre che il calcio è il rispecchio di ogni società, e più o meno. Più o meno, poi potremmo abbandonarci pure a discettazioni sociologiche su panem e circensem e via discorrendo. Rimane una cosa favolosa dal punto di vista popolare, diciamo, di entusiasmo, di coinvolgimento, anche di sport, però non a questi livelli. Cioè, ma questo è uno sport, diciamo, quando si parla di professionismo spinto, Serie A, Serie B. Cioè, stiamo a parlare di qualcosa che assomiglia più all'industria, cioè assomiglia, è industria con le logiche del capitalismo. È diventato uno spettacolo, non uno sport. Sì, è industria di intrattenimento con le sue logiche, le sue pastette, le sue regole e subito il modo di aggirarle senza essere poi puniti. E questo è il tema. Sì, no, vabbè, ma infatti Isidoro, di quello parlavamo all'inizio, cioè il clima già si era capito, si era percepito lì, che è il quinto, il sesto minuto, quando dai quella ammonizione a Smalling è evidente, e poi dopo, cioè, quello già è l'atto, no? Quello è un atto, poi c'è la rivendicazione. Comunque quando fai terrorismo, no? I terroristi che fanno? Mettono la bomba e poi rivendicano. Ecco, ammonizione a Smalling è stata la bomba. E 5 minuti dopo la non ammonizione per lo stesso identico fallo nella stessa zona di campo al calciatore del Sassuolo, che manco mi ricordo che è la rivendicazione, è proprio la firma. Tipo comunicato Brigate Rosse, cioè quando rapivano Moro. Questo è. Per cui tirà giù le madonna. Anzi, la cosa bella è stata che comunque la gente più o meno l'ha capito, e l'entusiasmo che era scemato, perché comunque siamo tutti abbastanza avvelenati, perché poi le colpe della Roma ci stanno, di come sei stato in campo in certe situazioni, di come purtroppo i rincalzi non ti riescono a garantire l'efficienza e l'efficacia di Cristante, dei titolari, anche dal punto di vista del posizionamento, no? I primi minuti a destra Ibañez è andato in difficoltà anche nelle spaziature con Smalling, che sono due titolari, perché si trovano a giocare, lui si trovava a giocare in una situazione, diciamo, non consona per lui, soprattutto per l'uscita di palla, anche se poi ha fatto un'ottima partita Ibañez, e soprattutto dal punto di vista diciamo dell'agonismo è riuscito a tenere testa per quel che ha potuto.
ha una freccia come l'Orientè, che è veramente un giocatore che a Sassuolo ci rimane non so quanto, 10 minuti ancora, poi solo viene a qualcuno de potente che c'ha un sacco di sordi, perché quello è... Abbiamo già Juventus, insomma, che ormai il Sassuolo... Ma non Juventus, lo so, ma poi sì, vabbè, questo non lo so, poi voglio dire, poi vedremo come va a finire, perché comunque so, a Juventus ci cioè, stanno, al di là della giustizia sportiva, che sappiamo benissimo che è pilotata e retta e corrotta e drogata da elementi terzi, poi c'è una giustizia ordinaria che deve tenere conto pure dei bilanci, della situazione finanziaria della Juventus, che è drammatica, e io non credo che possa serenamente, poi c'è pure la UEFA che in qualche modo inciderà sulle limitazioni di quello che c'è, è ancora tutto in dipanare. Certamente quello che stiamo osservando riguardo la giustizia sportiva italiana, il clima e il piattino che si sta preparando è noto, l'abbiamo capito dove si andrà a parare più o meno, e quindi prepariamoci, poi vedremo quello che accadrà. Poi ripeto, le colpe della Roma ci stanno indubbiamente, di nuovo a me non mi è piaciuta granché la partita di Abraham, per quanto si sia speso, però insomma R9 deve segnare, e di nuovo vediamo come ai noi ci sono giocatori di 2, 3, 4, 5 categorie come Dybala, superiori, cioè Dybala è entrato, ha cambiato la partita, cioè se gli entra quel gol a pallonetto. Poi ci ha detto pure male, perché porca puttana, Consigli fa una parata su Zalewski che magari l'ha presa pure troppo bene lì, porca mignotta, se lì si è visto bene da dietro la curva, sotto le gambe. Capito, se lì la pia un po' più sporca, magari che ne sai, no? No, ci ha detto male, ci siamo suicidati, siamo stati proprio forniti dall'arbitro di corda e sapone per impiccasse da soli, ma diciamo che ci è stato suggerito di farlo questo gesto insano. Diciamo, siamo la corda gli ha passata un po' Cumbulla e un po' Fabbri. Sì, sì, no, ma cioè, voglio dire, era chiaro, cioè, vi ricordate i film di Sergio Leone, no? L'inquadratura del cappio, poi si vede, no? Dicendo vai a finire, lì gliel'ha sventolato davanti il buon Fabbrice, quello il cappio, ecco, metteci la testa dentro, e Cumbulla ci ha messa la testa dentro, poi è arrivata la strattonata e Berardi ha eseguito in qualche modo la strattonata, però questo è il discorso, il tema, ragazzi miei. A me dispiace che non si riesca ancora a vedere un cambiamento di passo da parte di Bove, perché oggi era una buona occasione per lui, evidentemente pure lui, insomma, a me non mi è piaciuto granché, devo dire la verità, si è speso, ha fatto anche buone cose, un paio di recuperi fatti. Ma oggi era difficile, Mirko, perché sì, sì, no, poi tutta la partita è una squadra che gioca in velocità, che ha qualità, e se tu dai quelle praterie, quegli spazi enormi, lì difficile. Lì devi crescere, perché devi crescere, mo gli servirà, gli sarà servita, avrà capito, perché poi Bove, ragazzo, mi sembra molto intelligente, molto tranquillo, uno serio, insomma, cioè, basti pensare che comunque frequenta l'università, cioè non è il calciatore di quelli ignoranti che pensano solo ai selfie, alle cose, anzi c'ha una vita proprio serena, e dal punto di vista calcistico deve dimostrare ancora di crescere, di poter crescere, di dover crescere. Certamente gli serve la continuità per questo, e chiaramente qui a Roma non riesce ad averla questa continuità, perché poi chiaramente quando c'è davanti Matic e Cristante trovare lo spazio è difficile. Chi lo sa, speriamo magari se riesce ad andare in prestito secco, senza nessun diritto, senza nessuna cessione, a farsi un campionato di Serie A, magari ecco al Sassuolo o in altre situazioni, in altre squadre dove può avere una continuità di rendimento, magari come una continuità di impiego, il suo rendimento, la crescita cioè può essere ancora migliore, può essere ancora più strutturata e consolidata. Però stasera così. E altra nota negativa, secondo me pure Wijnaldum, al di là del gol, al di là della corsa della dinamica, pure oggi non mi è apparso che abbia inciso troppo, non so come la pensate voi, sempre tenuta conto della difficoltà della partita
che si è impiccata al 41esimo del primo tempo, ma prima del ci sono 40 minuti, dove in quei 40 minuti a parità numerica non mi è parso che abbiano inciso lui, che non abbia inciso granché nemmeno Abraham, pure Spinazzola ha fatto una partita non troppo, anzi direi insufficiente. Ma l'abbiamo detto prima, purtroppo quando tu a centrocampo perdi proprio il confronto, e lì perdi la partita, perché poi soprattutto con squadre come il Sassuolo che sono brave a capovolgere velocemente con qualità l'azione, se tu sono curioso, sarei stato curioso di vedere oggi la partita dallo stadio, perché se dalla televisione vedevi tutti questi spazi enormi dallo stadio, dalle tribune, avresti visto delle praterie che non avrebbero mai avuto un orizzonte. Dalla curva sembrava, c'è presente Mosè e il Mar Rosso proprio. A Roma, che chiaramente che fai? Perché poi sei portato tatticamente, andata a cercare il raddoppio sullo sfogo, sulle fasce, perché lì sono forti loro, e quindi lasci il buco in mezzo. Ma questa è un'ingegneria tattica. Tanto è che oggi soffrono sia Zaleski che Spinazzola, che hanno fatto tutte e due una buona partita, però hanno speso tanto, perché con ballerini, diciamo così, come Laurenté e da una parte e Berardi dall'altra, è logico che poi devi spendere tante energie. Guarda, io rispondo a Teologia 1, perché se mo Teologia 1 non so che è un esame che fai che fai il seminario, mo non so perché te chiami Teologia 1, fare un esame d'università del Sacro Cuore. Cioè, allora, innanzitutto ti dico, il rigore c'è, se quella è la dinamica, il rigore c'è, la palla è in gioco, e Kumbulla, perché purtroppo Kumbulla dà il calcio a Berardi, che prima ha tentato solo, ha fatto sembrare che stava per, e invece non lo ha fatto, ha fatto il trappolone e Kumbulla ci è cascato, ai noi c'è rigore e c'è sta l'espulsione, però era tutto il clima. Il turnover in occasioni del genere, purtroppo l'abbiamo detto, te sei collegato più tardi, ma il turnover ai noi, cioè, è dovuto, non ce la fai a gestire tutte le partite così, perché giovedì stai di nuovo su un aereo per andare a San Sebastiano a giocare il quarto di finale di Coppa UEFA, e quello è il tema. È chiaro che il tuo livello, in concomitanza poi di assenze che ci stanno, perché Pellegrini si è fatto, ma io poi 30 punti mi pare, veramente ne saranno pure interni, voglio, se no perché che t'ha aggredito lo squalo, cioè che t'ha lacerato 30 punti, so una marea, cioè, non c'hai lui, non c'hai Belotti, non c'hai Solbakken, c'hai Dybala che comunque deve riposare perché deve riposare, c'hai Mancini che sta in diffida, non lo puoi far giocare perché tanto lo sapevi che piattino di merda te stavano a preparare. E quindi devi ricorrere alle ulteriori alternative che hai, e sono di questo valore qua, ed è un valore nemmeno troppo disprezzabile, perché poi in 10 l'hai tenuta sta partita, hai perso 4 a 3, cioè hai avuto pure l'occasione per pareggiarla, ai noi queste sono purtroppo le dinamiche, come si fa a congiunzione, però no, verbo. Ci siamo suicidati, non si può regalare un rigore così in Serie A. Non è regalato, l'ho appena detto, l'ho spiegato. Cioè, infatti poi sul banner che dicevamo, cioè, non ci siamo, ci siamo suicidati, ma c'è stata un'istigazione, ecco, Fabbri e Kumbulla, istigazione al suicidio. Tornando all'analisi diciamo tattico della partita, l'unica mossa che avrebbe potuto cambiare un po' la partita sicuramente era che la Roma doveva pressare alto fin dall'inizio. Pressando alto fin dall'inizio, non facendo pensare il Sassuolo, potevi contrabattere un po' questa velocità e la bravura tecnica loro. Però purtroppo questo la Roma oggi non l'ha fatto. L'ha fatto per 10 minuti. I primi minuti della partita sono stati 10 minuti. Ma difatti questo poi ti fa capire pure che poi alla fine, pure con tutti questi rincalzi, con tutto sto clima, con tutto quello che abbiamo detto, comunque l'approccio
è stato positivo. Cioè, io non mi sento di dare la croce addosso più di tanto. Certo, la do la croce addosso, do la croce ai limiti che so conosciuti per quanto mi riguarda questa squadra. Però dal punto di vista dell'approccio, ce l'hai avuta questa intenzione. Il problema è poi mantenerlo, e non c'hai i giocatori in grado di mantenere. Oggi non avevi in grado i giocatori in grado di mantenere per tutto questo tempo la stessa linea di approccio. E poi comunque, santo cielo, va anche riconosciuta un valore all'avversario, che certamente quest'anno è più deludente, ma il Sassuolo sappiamo che è una squadra che gioca a calcio. Tra l'altro faccio notare che il bene e il male del discorso giochismo o non giochismo, la Roma è stata brava a rimanere comunque in linea di galleggiamento, a non affondare del tutto a picco subito, perché comunque il Sassuolo è una squadra che gioca a calcio. Fosse stata più sparamnina magari sul 2-0, chi lo sa, forse si sarebbero messi un altro allenatore, un'altra mentalità di calcio, l'avrebbe portati a star dietro, e chi lo sa poi come va a finire, magari la portano a casa lo stesso, oppure invece arretrando avrebbero concesso alla Roma la possibilità di andare a riprendere la partita. Invece hanno giocato, se la sono rischiata, però hanno portato a casa. Perché hanno continuato ad attaccare. Poi, se non mi pare di aver visto male le statistiche, comunque il Sassuolo ha tirato tanto in porta. Comunque, ragazzi miei, questo è quanto. Amaro in bocca, sì, avvelenati, sì. Abbiamo descritto tutto quello che potevamo descrivere di quello, almeno per quanto mi riguarda, la mia opinione rispetto a quello che è in generale il clima che si sta preparando, che si sta, diciamo, i nuvoloni che stanno addensandosi sopra a Mourinho e alla Roma di Mourinho, perché dà fastidio questa Roma, che se sa che se cresce e consolida è una squadra che va veramente a rompere le scatole ad altissimi livelli. Io sono convinto che comunque la sconfitta non compromette niente dal punto di vista della classifica, ma potrebbe avere dei risvolti positivi dal punto di vista della ulteriore cementificazione del gruppo. Io di questo mi sento abbastanza tranquillo, salvo poi comunque fare le debite analisi rispetto a determinate situazioni che si sono venute a creare in campo di gioco, situazioni di gioco che devono essere analizzate, stigmatizzate e corrette. Sì, però aggiungo una cosa, e con questo da parte mia credo concludo oggi. È vero quello che dice Mirko, ma è anche, e qui vado all'altra parte della moneta, all'altra faccia della moneta. A me questo fatto di quando la Roma deve far 31, come dice Lorenzo, e poi fa 29, mi ci rode tantissimo, e questa ennesima occasione persa potrebbe rammaricarci in futuro a qualche occasione persa, perché quando poi vedi Lecce, Sassuolo, Cremonese e dici cavolo, ci potevamo arrivare, e per un punto, due o tre non ci sei arrivato. Certo, questi sono i rammarichi che potrebbero venire a galla. Detto questo, io direi che ci possiamo salutare, non so se ci stanno altre notizie. Tanto no, la Roma non parla, stampa, quindi io spero che se lo portino avanti a lungo sto silenzio. Saranno costretti a parlare in Europa, perché lì purtroppo non c'è sta l'obbligo proprio, sì. Però vedremo. E tornerà pure Mourinho in Europa, quindi sì, sicuramente. Voglio sperare che nessuno gli faccia domande ulteriori su quella casa, situazione al calcio italiano. Sono convinto che tanto lui quanto lo staff a Roma pregherà i giornalisti accreditati di fare domande solo ed esclusivamente sulla Coppa. Io fossi al seguito della Roma, se avessi accredito, non farei certamente una domanda sul calcio italiano, farei semplicemente questa premessa. Buonasera Mourinho, salve, sappiamo tutti che aria tira nel campionato italiano, per cui non le farò alcuna domanda se non riguardo quelle che sono le situazioni riguardanti Real Sociedad Roma. Sai che è utopia questo? Che è utopia, perché poi di me sta nel torbido, anche a Roma fa comodo a tante radio, a tanti giornali, a tanti figli di...
Va bene, detto questo, io vi saluto dallo stadio olimpico ormai deserto, direi che è pure ora che vado a mangiare una cosa e ci diamo appuntamento a giovedì sera, saremo di nuovo in diretta, stavolta a domicilio. Io purtroppo sto a rosicare come un picchio perché veramente ero arrivato a 300 e poi sono finiti e poi i sono finiti, evaporati. Va bene, sempre Forza Magica Roma, non ci si perde sempre, d'animo. Sempre. Dai, regà. Ciao ragazzi. Buonanotte e Forza Roma. A giovedì.